Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio io di questo invito perché, come storico, essere presente a un festival di filosofia è ovviamente un grande piacere. Soprattutto perché il tema del negazionismo, oltre a essere un tema molto attuale, purtroppo, è un tema che irrita molto gli storici, perché pensare che qualcosa che noi consideriamo scontato, perché è documentato, perché è stato raccontato troppe volte, c'è qualcuno che lo mette in discussione, è qualcosa che evidentemente ci irrita, ma ci deve spingere anche a cercare di combattere in un modo ampio e coerente. Io ho voluto dare un titolo plurale di negazionismi partendo, come farò, da quello che è il negazionismo storico, proprio per cercare di ampliare la visione a quello che oggi si intende per negazionismo. Innanzitutto direi che il negazionismo oggi si situa all'interno di una realtà in cui, perlomeno negli ultimi 20-25 anni, il peso della memoria è molto maggiore di quello della storia. Finché andavo a scuola io, di memoria non si parlava, non c'era la voce data ai testimoni. Un'altra storica che sarà presente, credo oggi, Annette Viviorca, ha parlato anni fa, o che c'è stata già, non... Ah, ecco, scusate. Ha parlato dell'era del testimone, raccontando proprio l'ultima parte del secolo scorso come una grande novità da questo punto di vista. Ebbene, questa presenza del testimone e della memoria ha comportato però spesso che, soprattutto nel racconto dei mass media, che ci sia un rifiuto della verità storica e un prevalere della verità del testimone o della memoria. Questo, insieme alle strumentalizzazioni, come vedremo, che i poteri politici fanno del passato, insieme a questo appiattimento sul presente che costantemente viene fatto di qualsiasi evento del passato, rende più complicato il parlare di storia, di verità storica, di fatti storici. Anche se evidentemente oggi non possiamo più rifarci al modo di fare la storia che era quella della fine dell'Ottocento e del Novecento, con una narrazione molto netta, basata solo sulla realtà dei documenti scritti, senza dar la voce ai protagonisti, come invece è giusto che avvenga anche adesso. Allora, come nasce il negazionismo? Questi tre personaggi che vedete sono tre momenti particolari del negazionismo. Porrasinie è quello che lo inizia, possiamo dire, ed è un personaggio particolarmente contraddittorio, perché Racinier è un ex deportato a Buchenwald quando comincia a scrivere negando la realtà non dei campi di concentramento, perché non avrebbe potuto farlo, ma dei campi di sterminio. Negando il numero dei morti della Shoah, lui dice che al massimo c'è stato 1,5 milioni di vittime, negando l'esistenza delle camere a gas, dice non c'è nessuna prova definitiva che le camere a gas siano esistite, mettendo in evidenza le contraddizioni delle testimonianze. Su questo ritornerò anche dopo, perché è vero, quelle testimonianze sono piene di contraddizioni, ma questo non le inficia mai totalmente. E infine, sostenendo, cosa giusta da un punto di vista letterale, ma totalmente sbagliata da un punto di vista storico, che siccome non esiste un ordine scritto di Hitler, distruggete gli ebrei, la soluzione finale in realtà non sarebbe mai esistita. Un momento successivo è quello in cui invece Robert Faurisson, nel 1979, quindi siamo in un periodo in cui della Shoah non ne parlano solo in pochi studiosi, le comunità ebraiche, cioè, ma ne parla tutto il mondo,
In Italia nel 1978, se non sbaglio, la televisione fa vedere il serial, come diremmo oggi, Holocaust, che ha avuto un enorme impatto in tutto il mondo per far conoscere al grande pubblico quello che è stata la distruzione degli ebrei, la loro vita, le loro sofferenze e la loro tragedia. Quindi diventa un qualcosa che appartiene a tutti, non soltanto a degli ambiti ristretti. Ebbene, Fuori Song fa la sua battaglia fondamentale contro il diario di Anna Frank. A parte il fatto che la povera Anna Frank termina il suo diario ben prima di andare ad Auschwitz, perché poi non l'ha potuto più ovviamente scrivere, Fuori Song mette in evidenza le contraddizioni, anche qui, della memoria rispetto alla storia che Anna Frank, rinchiusa, come sappiamo, senza la possibilità di sapere bene quello che succede fuori, scriveva. E sulla base di questo cominciava anche lui a ripetere le cose che già Racinier aveva fatto. Fuori Song era un professore di letteratura francese all'Università di Lione, venne sospeso dall'insegnamento per queste sue posizioni. Ci fu una grande polemica su cui poi tornerò anche per la prefazione al suo libro che venne scritta. Nello stesso anno nasce negli Stati Uniti l'Institute of Historical Review in California, che fa una battaglia in cui dice: noi vogliamo revisionare la leggenda della Shoah così come c'è stata narrata. Il caso ultimo è quello del 1996, quando David Irving, un professore di storia inglese, quindi gli storici, come vediamo, non sono immuni dall'aver aiutato la nascita e la crescita del negazionismo, accusa, porta in un'aula di tribunale un'altra storica, Deborah Lipstadt, che l'aveva accusato di negazionismo, e lo porta per diffamazione in processo. Su questa vicenda 2 anni fa è uscito un bel film, La verità negata, che forse molti di voi hanno visto. Naturalmente il giudice condanna David Irving e ritiene che accusarlo di negazionismo è vero, è possibile, perché lui nega dei fatti che sono stati acclarati. E nel corso di questo processo un altro grande storico inglese, Evans, è chiamato a scrivere una perizia di parte, possiamo dire, che diventerà poi uno dei libri, è stato anche tradotto in italiano, più belli che ci sono, scusate, per comprendere la dinamica della Shoah e anche del negazionismo. Il negazionismo è stato legato al revisionismo anche perché molti negazionisti si chiamano revisionisti. Dicono: noi non vogliamo negare nulla, vogliamo solo revisionare la verità e la realtà storica. Ora, il revisionismo, che nasce in modi completamente diversi, nasce da un punto di vista politico, pensiamo alle grandi battaglie antirevisioniste di Lenin e dei comunisti bolscevichi e comunisti contro la Seconda Internazionale, contro la socialdemocrazia. Revisionismo è quello che avviene in Francia, nella storia politica all'inizio del Novecento. Revisionismi sono tantissime correnti storiografiche, perché cercano di rimettere, risistemare in un modo nuovo, in una lettura nuova, i fatti passati. Si parla di revisionismo per delle scuole di storia americana relative alla rivoluzione americana, di storici relativi all'Unione Sovietica e così via. Però ci sono due momenti particolarmente importanti. Uno riguarda la rivoluzione francese, la revisione della rivoluzione francese, che prima lo storico inglese Alfred Cobham e poi in modo molto più ampio e conosciuto lo storico francese François Furet fa nel 1976, ma che poi diventa, in occasione del bicentenario della Rivoluzione francese, la nuova versione, in qualche modo, standard sulla rivoluzione, che vuole revisionare la interpretazione giacobino-marxista della Rivoluzione francese. Siamo ancora in ambito di interpretazione storica, però.
Nel 1986 invece in Germania avviene quella che si chiamerà la controversia tra gli storici, l'Historiker Streit, in cui Ernst Nolte, che è a metà tra lo storico e il filosofo, pone una domanda estremamente provocatoria, ma che suscita un grande dibattito, e cioè dice: l'arcipelago Gulag non è più originario di Auschwitz, il bolscevismo è l'antecedente logico e fattuale del nazismo. Ovviamente questa che può, e poi è stata anche una discussione storica, cronologica del rapporto tra le due esperienze storiche, i due totalitarismi, eccetera, ma messa come la metteva Nolte, era una sorta di non giustificazione del nazismo, ma certamente di quasi assoluzione della sua colpa primaria di aver individuato nella razza il motivo di discriminare, uccidere e distruggere. La discussione è una discussione ampia, ho messo dall'altro lato la figura del filosofo Jürgen Habermas, che è quello che in modo maggiore replica a Nolte, ma questa è una discussione che in Germania significa discutere che cosa ha rappresentato la Shoah nella storia e nella memoria tedesca, qual è la nostra identità e appartenenza nazionale dopo Auschwitz, cosa significa parlare, come molti parlano e hanno parlato, di colpa collettiva rispetto alla Germania. Auschwitz è un caso unico oppure invece può essere paragonato e confrontato a tutti quanti gli altri genocidi? Una piccola parentesi sulle leggi che riguardano il negazionismo, perché come vedete la prima legge antinegazionista è del 1990 in Francia, la Loi Guessot, che riguarda solamente la Shoah, punisce chi nega la Shoah, e è una legge che ha permesso la punizione in pochissimi casi, ma di alcuni anche personaggi rilevanti. Questa legge del 90 fa capire come la questione del negazionismo sia diventata, molto dopo la sua vera nascita e diffusione, un elemento importante per la consapevolezza di tutti. Così come ancora dopo avviene per l'Europa. È solamente nel 2008 che la decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea chiede a tutti gli Stati che la negazione, ma anche la minimizzazione grossolana, non solo dei genocidi, ma anche non solo della Shoah, ma di tutti i genocidi e anche dei crimini di guerra e dei crimini dell'umanità, così come sono stabiliti e definiti dallo Statuto della Corte Penale Internazionale, vengano penalizzati. Voi sulla destra vedete un lungo elenco, che io ovviamente non vi leggo, potete anche leggere solo qualche cosa tra quello che è scritto, è la definizione che la Corte Penale Internazionale dà dei crimini contro l'umanità. Come vedete è un elenco enorme in cui praticamente ci rientra una quantità incredibile di fatti di violenza che sono avvenuti, e quindi il problema della negazione di questi fatti diventerebbe estremamente complicato. Tant'è vero che purtroppo le leggi antinegazioniste hanno portato a pochissimi risultati poi pratici di messa in opera. La legge italiana è la legge più recente, è quella di quest'anno, del marzo di quest'anno, in cui lega strettamente però la possibilità di condannare il negazionismo solo legata alla istigazione alla discriminazione razziale. Nella nostra legge non si punisce il negazionismo in quanto tale, che è quello che chiedeva l'Unione Europea, ma si punisce maggiormente l'istigazione alla discriminazione quando dentro c'è anche
la negazione del crimine commesso. Vedremo se e quando questa legge potrà essere anch'essa attuata. C'è stato un grande dibattito sulla penalizzazione perché soprattutto da una parte si ritiene che puntare sulla punizione legale, il carcere o multe, eccetera, significhi di fatto mettere da parte quello che dovrebbe essere il maggiore sforzo, uno sforzo di battaglia culturale, di battaglia educativa, perché si pensa c'è la legge, ci penseranno i giudici, ma dall'altra parte anche perché, come dei giuristi hanno messo in evidenza in degli studi molto approfonditi, molto articolati, il rischio è anche che si lasci decidere a un giudice rispetto alla storia. È il giudice che potrà decidere quale è stato o non è stato un genocidio, quale è stato o non è stato un crimine di guerra e così via. E questo ovviamente comporterebbe una situazione estremamente difficile e complicata. Io continuo a credere che lo sforzo antinegazionista deve essere fatto nella scuola prima di tutto, ma anche con la possibilità, dando risorse, a livello dell'opinione pubblica, quindi con iniziative che possano avere, per esempio, la risonanza anche di queste come il festival, ma che possa essere fatto anche dalle istituzioni relativamente proprio a un discorso educativo su questo. Alcuni casi di negazionismo in cui c'è insieme o separatamente due cose diverse fra loro. Qualcuno nega il fatto in sé, non è avvenuto. Qualcuno nega che quel fatto si possa chiamare genocidio. E quindi la questione riguardo al negazionismo spesso è ambigua, perché ci sono questi due binari paralleli in cui si muove. La foto che vedete in alto è quella a sinistra, sì, è quella di Hrant Dink, un giornalista turco di origine armena che è stato assassinato nel 2007 proprio per le sue battaglie per il riconoscimento del genocidio degli armeni. La stessa battaglia che il premio Nobel Pamuk aveva fatto, Pamuk era stato anche lui incriminato in base a una legge turca che diceva che non si può infangare il nome dello Stato turco, quindi non era una legge negazionista ad hoc, ma di fatto veniva usata nei confronti di chi parlava del genocidio degli armeni. La foto che vedete a fianco è quella, una delle foto del massacro di Nanchino del 1937, quando i giapponesi, che invadono la Cina, anticipando quindi le vicende belliche della Seconda Guerra Mondiale, secondo le stime che noi abbiamo, uccideranno circa tra i 200 e i 300.000 civili. È un caso clamoroso, tra l'altro, anche in cui la violenza contro le donne sarà estrema, tant'è vero che questo caso diventa noto quando una scrittrice di origine cinese, Iris Chang, nel 1997 scriverà un libro, Lo stupro di Nanchino, in cui racconterà e farà diventare consapevolezza comune una realtà che il Giappone aveva sempre negato e che ancora oggi molti giapponesi, anche alcuni storici, negano in quanto tale. In basso a sinistra vedete una foto di una delle fosse comuni di Srebrenica. Io qui sottolineo la dichiarazione del penultimo presidente della Serbia, Nikolic, che è stato presidente della Serbia dal 2012 al 2017, che appena eletto disse Srebrenica non è stato un genocidio. Lui non negava che ci fosse stato un massacro di migliaia di bosniaci a Srebrenica, negava che fosse possibile chiamarlo un genocidio. E questo
è stato e continua a essere uno dei motivi fondamentali del conflitto che c'è all'interno della Bosnia, su cui poi ritornerò brevemente più tardi. L'ultimo caso, quella è una vignetta del 1937, una vignetta dell'epoca fascista, di propaganda fascista, e che ci richiama la polemica che ci fu nell'Italia del dopoguerra rispetto all'uso del gas nei confronti della popolazione etiope nella campagna di colonizzazione del 1936-1938. Questa polemica ci fu soprattutto nella metà degli anni 90 e vide due giornalisti scrittori importanti, uno molto più noto, Indro Montanelli, e un altro del Boca, che era più storico forse che giornalista, anche se era giornalista, che aveva raccontato in più libri la realtà della colonizzazione e la presenza del gas. Montanelli, che aveva sempre detto: io ero testimone e non ho mai visto che sia stato usato il gas, alla fine riconobbe di essersi sbagliato, riconobbe quindi che la visione del testimone era limitata rispetto alla possibilità dello storico di ricostruire l'evento, soltanto quando nel 1996 il ministro della difesa di allora, il generale Corcioni, che era ministro della difesa del governo Dini, per la prima volta, sulla base di documenti che il ministero della difesa aveva da 70 anni, disse: è vero, l'aviazione ha usato, su ordine di Mussolini, e fece vedere tutti i telegrammi con cui Mussolini si congratulava dell'uso del gas, eccetera. Ecco, quindi pensate che l'Italia, che era da molti decenni una repubblica, una democrazia, ha atteso il 1996 per porre fine a una negazione che molti facevano e credevano di essere in qualche modo legittimati a fare. Sono tanti i casi di negazionismo, io voglio solo elencarvene qualcuno senza diciamo la pretesa di poter raccontare perché e come poi sono state negate. La negazione avviene spesso da parte dei responsabili, da parte degli eredi politici dei responsabili e dei carnefici, a volte da parte anche di governi successivi che però non vogliono portare il peso di dire che il proprio popolo, il proprio governo, sia pure tempo addietro, si è comportato in un modo così disonorevole. E quindi gli altri casi qui sono quello della Cambogia di Pol Pot. Pensate che i Khmer Rossi, che furono cacciati dall'arrivo dei vietnamiti nel 1979, mantennero il seggio alle Nazioni Unite fino al 1992, perché l'accordo tra Cina e Stati Uniti fu: lasciamo il seggio ai Khmer Rossi e non diamolo al nuovo governo, che invece era un governo, non certo un governo democratico, ma un governo che comunque non era più genocidario, anzi aveva posto fine al genocidio. Di nuovo c'è la Bosnia, le negazioni reciproche che in occasione anche dei processi che ci sono stati nel Tribunale Internazionale per l'ex Jugoslavia da parte di serbi, croati, bosniaci, in cui ogni volta si è contenti quando viene condannato il nemico e ci si arrabbia quando viene condannato il proprio rappresentante, rende chiaro quanto fosse e sia complicata la realtà. Cina, piazza Tiananmen, è ancora una negazione ufficiale. Il governo cinese, il Partito Comunista Cinese, negano che ci sia stato quel massacro di migliaia di studenti che tra l'altro in parte è avvenuto anche sotto gli occhi di molti testimoni. E infine il genocidio dei Tutsi, che oggi è molto più negato di quanto sia avvenuto subito dopo i fatti, in parte, non so se con la giustificazione, ma cerco di darmi una spiegazione, perché il governo attuale, che è lo stesso che pone fine al
genocidio, è diventato un governo sempre più dittatoriale, autoritario, e quindi la necessità di combatterlo porta spesso i suoi oppositori a dire ma forse il genocidio poi non c'era, siamo stati tutti a combatterci gli uni contro gli altri. Altri casi che metto qui con il punto interrogativo. Il primo è quello di quello che è stato il vero primo genocidio del Novecento, quello degli Herero che abitavano l'attuale Namibia da parte dei tedeschi. La Germania solo in questi ultimi anni ha riconosciuto le colpe del proprio vecchio governo nel organizzare questo genocidio. Il secondo caso è quello della distruzione della moschea di Babri Masjid nella città di Aidoia nel dicembre del 1992, che ha costituito un punto di rottura nella storia dell'India e anche dei rapporti tra la maggioranza hindu e la minoranza, ma una minoranza di milioni e milioni, anzi di centinaia di milioni di persone musulmani, perché venne distrutta sulla base di una istigazione politica e poi di una grande manifestazione hindu popolare, perché si voleva negare quell'edificio come simbolo, come momento identitario, si voleva distruggere una certa memoria perché si riteneva che era stato costruito la moschea di Babri Masjid sul luogo dove esisteva prima un tempio hindu dedicato al dio Ram, e addirittura molti sostenevano che lì era nato il dio Ram e quindi era stata una offesa che non poteva essere dimenticata neanche secoli, secoli e secoli successivamente. In basso vedete una fotografia dei campi di concentramento che gli inglesi, i britannici, hanno costruito negli anni 50 in Kenya, nella loro lotta contro il popolo Kikuyu e contro i guerriglieri Mau Mau, che fu una delle battaglie di decolonizzazione più violente che ci furono in quegli anni. Beh, fu soltanto nel 2006, quando una giovane storica, Caroline Elkins, scrisse un bellissimo libro, che la realtà di questi campi fu riconosciuta dagli inglesi, che prima avevano nascosto la documentazione sparpagliata. Questa giovane storica era riuscita, seguendo tutto, a raccogliere non tutto ma una parte, e costrinse alla fine il governo britannico a rendere noto la realtà di una conoscenza di cui nessuno sapeva o di cui nessuno voleva parlare. E infine il caso della Palestina. Negli anni Ottanta sono stati una serie di storici revisionisti israeliani che hanno parlato per la prima volta in modo che fosse pubblicamente recepibile, in modo ampio, la realtà dell'esodo forzato dei palestinesi e delle violenze che accompagnarono la cacciata dei 700.000 palestinesi nel momento della formazione dello Stato di Israele. Qui vorrei fare un piccolo caso che per me è importante e significativo perché ne è autore uno degli intellettuali più democratici, più legati alle battaglie per i diritti umani, che è Noam Chomsky. Chomsky ha avallato, difeso in più occasioni dei negazionisti ed è stato lui stesso un negazionista. Lo è stato lui stesso a proposito del genocidio della Cambogia. Come vedete nel libro scritto nel 1979, ritiene intanto che non sia responsabilità del governo i morti non uccisi, diciamo, per fucilazione, ma quelli morti per carestia o malattia, mentre sappiamo che centinaia di migliaia dei milioni di morti in Cambogia per queste condizioni lo sono stato per le scelte atroci e demenziali anche del governo di Pol Pot, così come si chiedeva perché, se c'era questa situazione terribile, il popolo non si ribellasse,
E infine riteneva che l'uniformità delle testimonianze di coloro che erano riusciti a fuggire a Pol Pot fossero il segno che fossero testimonianze costruite. Noam Chomsky, più tardi, purtroppo molto più tardi, dico io, all'inizio degli anni 90, riconobbe che in realtà si era sbagliato e che in Cambogia c'era stato un genocidio. Nel 1980 fa una prefazione, e qui lui non si dichiara assolutamente negazionista, è ovvio, ma fa una prefazione al libro di Robert Faurisson. Lo fa in nome della libertà d'espressione. Ritiene che la libertà d'espressione debba prevalere su tutto anche quando si diffondono notizie come quelle sulla falsità della Shoah che Faurisson portava avanti. E l'ultimo, infine, riguarda un'altra prefazione scritta in questo libro, The Politics of Genocide, che è un libro di negazione del genocidio dei Tutsi. E lo fa sulla base del fatto che il termine genocidio verrebbe troppo usato e troppo usato politicamente per essere ormai credibile. Il motivo di queste posizioni di appoggio, di non lotta al negazionismo di Chomsky sono chiari. Chomsky, nella sua gerarchia dei motivi etici su cui combattere, mette al primo piano combattere l'Occidente e le sue politiche discriminatorie, imperialiste, neocolonialiste, eccetera. E quindi questo è un motivo sufficiente per a volte nascondere, rimuovere, rinviare una discussione seria sul negazionismo. Naturalmente, quando si parla di negare determinati fatti, c'è dietro uno sforzo anche di interpretazione, ma anche di raccolta di documentazione. Questa citazione di uno dei principali dirigenti dell'Accademia Cinese delle Scienze, Bei Juan, dice: alcune forze occidentali ostili insistono a esagerare, eccetera. Si riferisce a un episodio della storia cinese del dopoguerra, che è quella chiamata il grande balzo in avanti. Tra il 1958 e il 1962 c'è uno sforzo di modernizzazione, di mettere insieme campagne e città, attività agricole e attività industriale, di concentrare in grandi agglomerati agro-industriali tutta la popolazione, che comporterà, come hanno mostrato alla fine sulla base della documentazione esistente e ormai disponibile anche negli archivi cinesi questi due studiosi, ha portato a 40-45 milioni di morti in quel periodo. Naturalmente è anche qui una realtà che può essere discussa e i dati, tra l'altro, su questi grandi numeri di morti, come sapete, sono sempre soggetti alla possibilità di essere cambiati, modificati, ma sicuramente, come scrisse Frank de Cotter, uno storico olandese che vive da 50 anni a Hong Kong, tra il 58 e il 62 infuriò una guerra tra i contadini e lo Stato. Una guerra analoga per certi aspetti a quella che ci fu nello Stato sovietico tra i contadini e lo Stato. Ed anche un storico cinese, Yang Zhisheng, nel suo libro volle ricordare come fosse necessario anche, non solo per gli storici, ma anche per il potere, la necessità di riconoscere non soltanto i propri punti luminosi, ma anche l'oscurità del proprio comportamento. Per rimanere legati a una vicenda simile, che è quella della carestia che si ha in Ucraina nel 1932-33, che è stata chiamata dagli ucraini con una loro parola Holodomor. Holodomor vuol dire in ucraino uccidere per fame, cioè è una parola unica in qualche modo. Qui ho voluto mettere due testimoni occidentali dell'epoca che
andando in giro per l'Ucraina, naturalmente portati in giro dalle autorità e quindi che avevano ben evitato di fargli vedere quello che succedeva, al loro ritorno scrissero queste testimonianze. La prima è diventata famosa perché il giornalista Walter Duranty, che la scrive, l'anno prima, aveva vinto il premio Pulitzer, quindi era un grande giornalista. E dopo questa dichiarazione, vedete, non c'è fame o morte per inedia, ma una dilagante mortalità per malattie dovute alla malnutrizione. Beh, gli altri giornalisti dissero, finalmente abbiamo la definizione di cos'è l'understatement. E lui ce l'ha data in modo preciso. L'altra è il grande dirigente radicale socialista francese Herriot, che nel momento in cui la Francia cercava un riavvicinamento con l'Unione Sovietica, decide non di dire non so niente, ma di dire non ho visto, quindi per conto mio non è successo assolutamente nulla. Qui vorrei fare una brevissima parentesi sui testimoni, sul ruolo che i testimoni hanno. Qualche anno fa uno storico, Christopher Browning, uno storico americano, ha scritto un libro bellissimo, Lo storico e il testimone, pubblicato anche in italiano, in cui racconta un processo che ha luogo in Germania nel 1972 sui responsabili del campo di Starachowice, dove erano stati uccisi centinaia e migliaia di ebrei. In questo processo, che manderà assolti i criminali nazisti, lui riesce a ricostruire come le memorie dei testimoni, che erano persone che avevano vissuto nel campo, erano state talmente deformate dal racconto della Shoah che era stato fatto dai libri, dalla televisione, eccetera, per cui raccontavano tutti una stessa storia che aveva poco a che fare con la loro storia individuale. E il motivo per cui poi i giudici presero la loro decisione di assoluzione è quella: non dettero credito ai testimoni, e quindi la necessità di affrontare il tema dei testimoni in modo molto più serio che non dandogli comunque credito, se questo ci può far comodo. Un altro caso molto importante nel 1949, e è un altro caso che riguarda l'esperienza storica del comunismo, non è un caso, perché è un'esperienza storica in cui la negazione di realtà storica è andata costruita in modo estremamente continua, anche se non c'è stata nessun negazionismo colossale come quello per la Shoah, eccetera. Nel 1949 ci sono due processi, uno per diffamazione, sono tutti processi per diffamazione. Come vedete, i processi per diffamazione a volte riescono a far emergere delle realtà importanti, e riguardano i campi di concentramento sovietico. Senza farvi troppo lungo il discorso, il punto cruciale di questi processi fu la testimonianza di una donna, la vedete in basso a sinistra, Margareta Buber-Neumann, che era la vedova del ex segretario del Partito Comunista Tedesco, fuggito con lui in Unione Sovietica dopo la vittoria del nazismo. Il marito nel 1937 era stato accusato di tradimento nel grande terrore staliniano. Lei stessa era stata messa in un campo del Gulag. Con il patto russo-tedesco del 1939, la polizia segreta sovietica la prese con tutti gli altri tedeschi e li consegnò alla Gestapo, perché una parte dell'accordo segreto raccontava. E quindi finì a Ravensbrück, nel campo di Ravensbrück, e quindi ebbe la sventura, ma anche la fortuna, perché è sopravvissuta, di stare nei due campi di concentramento dei due totalitarismi, sovietico e nazista. E quindi raccontava la sua verità. E
una testimone dell'epoca, che era una delle accusate perché era una giornalista comunista che aveva detto no, i campi in Unione Sovietica non esistono, eccetera, molto più tardi nelle sue memorie disse in realtà la testimonianza di Margareta Buber-Neumann ci aveva colpito fortemente, sapevamo che non poteva mentire, ma non volevamo buttare via il bambino con l'acqua sporca e quindi rifiutammo la sua testimonianza. Spesso la negazione è rimozione oppure è silenzio. La prima foto è un'altra foto che riguarda il colonialismo italiano, è il massacro di Debra Libanos, dove migliaia di religiosi e di credenti copti furono uccisi nella reazione che reazione violenta che il maresciallo Graziani fece in seguito a un attentato che era stato fatto contro di lui e di Debra Libanos per tantissimo tempo, fino a che non ne parlò per l'appunto del Boca, non si seppe nulla. Un altro caso di crimine nascosto per decenni è quello delle cosiddette donne di conforto coreane. Le donne di conforto erano le donne schiavizzate, prese come schiave dai soldati giapponesi e utilizzate per i loro piaceri sessuali. Solamente quando dei ricercatori giapponesi riuscirono a ottenere da alcune di loro, sopravvissute ormai vecchie, delle testimonianze, venne alla luce questa realtà che oggi è ben conosciuta, ma che molti storici giapponesi continuano ancora a negare. E quindi non è un problema solo di gente comune, anche molti storici in realtà sono vittime di questa paura del denigrare la propria identità o il proprio popolo. L'altro caso è quello del massacro dei comunisti indonesiani, che solamente in un film recente, un film olandese, è stato riportato alla luce, ma che, di cui in Indonesia assolutamente non si parla, è del 1975, quindi è qualcosa che era conosciuto e venne raccontato a loro, ma che nella storia dell'Indonesia è rimasto in silenzio. L'ultimo caso di cui volevo parlare rispetto a questo questa è una mappa della Bosnia, delle divisioni etnico-religiose che ci sono oggi in Bosnia. Ebbene, in Bosnia ci sono, per i ragazzi che vanno nelle scuole, 3 libri di testo di storia diversi. Uno per i croati, che viene stampato a Zagabria, uno per la minoranza serba, che viene stampato a Belgrado, e uno per i bosniaci musulmani, che viene stampato a Sarajevo. Tutti questi 3 libri che raccontano delle cose diverse, e Sarajevo e la Bosnia è stato uno degli esempi invece di intreccio e convivenza multiculturale più forti nel decenni precedenti alla guerra, nessuno di questi libri dice nulla dopo la metà degli anni 70, perché l'Unione Europea, negli accordi di pace che ha fatto, di aiuti, eccetera, ha detto nei vostri libri di storia non potete dire nulla dopo il 1976. La paura di affrontare una storia e una memoria che erano necessariamente divise, ma che andavano affrontate, perché in realtà la tensione ancora oggi è molto forte tra quelle popolazioni. 3 ultimi casi italiani recenti diversi. Uno, che è quello più clamoroso perché se ne parla spesso anche da un punto di vista storiografico, c'è una discussione: il neoborbonismo, il brigantaggio, l'idea che il Risorgimento e l'Unità d'Italia addirittura possa aver portato, come vedete in questo manifesto un tantino esagerato, al genocidio del popolo meridionale, e che rappresenta un momento in cui la discussione sulla storia passata non riesce,
o almeno non riesce sempre, perché in molti casi per fortuna riesce, ad avvenire in modo serio, pacato e documentato. L'altro caso è di qualche settimana fa. Questi sono, è l'anno dell'80° anniversario delle leggi razziali. In Puglia, in una piccola cittadina che è quella dove era nato lo scienziato Nicola Pende, uno dei firmatari del Manifesto della razza, gli era stata nominata dedicata una scuola, accanto era stata dedicata una scuola a Antonio Gramsci, che era stato nel carcere di Turi, che era lì vicino. Per motivi burocratici le due scuole si devono unire, riunificare, e la burocrazia ministeriale riesce a creare il comprensorio unico Antonio Gramsci-Nicola Pende. Con quali risultati per la capacità degli studenti di capire che cos'è la storia e che cos'è la memoria, ve lo potete immaginare. L'ultimissimo caso di qualche giorno fa, e che conosco bene perché è coinvolta una mia vecchia laureata di quando insegnava a Trieste, una scuola di Trieste ha fatto una mostra e un documentario molto bello su i risultati, gli effetti delle leggi razziali nella loro scuola. Nel liceo Petrarca di Trieste furono 80 gli studenti cacciati via, non 2-3. L'accordo col comune era che la mostra sarebbe stata inaugurata 2 o 3 giorni fa, il comune dava lo spazio. Il giorno prima dell'inaugurazione l'assessore alla cultura del comune di Trieste chiama questa professoressa e gli dice: deve cambiare la locandina, il manifesto, non può andar bene questo manifesto. Primo, chiamarlo razzismo in cattedra è qualcosa che offende tutti gli insegnanti. Secondo, deve togliere la pagina del Piccolo, che è il giornale di Trieste, che era il giornale del giorno delle leggi razziali, che raccontava il modo in cui il Piccolo, perché offende un pezzo della nostra città, il Piccolo fa parte della nostra città. Naturalmente la mostra si farà da un'altra parte, ma il comune ha ritirato il suo appoggio. La cosa curiosa è che il Piccolo, il giorno dopo, in prima pagina, titolava: il comune censura la mostra sulla razza, dando a vedere quindi che aveva una consapevolezza della propria storia molto più ovvia e coerente di quella che era capitata. Ultima slide, il fatto che oggi, accanto alle negazioni che ci sembrano incredibili, qui sono le due più famose che viviamo ancora oggi, quella dell'allunaggio nel 1969 e quello della distruzione delle Torri Gemelle l'11 settembre 2001, ci sono le invenzioni storiche che hanno un ruolo a volte molto importante. La prima è la donazione di Costantino, e fino a quando Lorenzo Valla nel 1440 non dimostrò con rigore filologico che non era vera, che era un falso, beh, nei secoli precedenti si era vissuti e quindi ci si era anche comportati rispetto a quella credenza. L'altro caso è quello del falso più clamoroso del XX secolo, i protocolli dei Savi di Sion, che viene pubblicato per la prima volta nel 1903 e che è costruito con materiale assemblato in gran parte falso, in parte vero, dalla polizia segreta zarista, e che viene poi diffuso però enormemente. È ancora un libro che viene letto, diffuso in tantissimi paesi. Uno dei suoi maggiori diffusori all'inizio degli anni 20 fu per esempio Henry Ford, che disse: non solo è vero, ma dobbiamo prenderlo sul serio e quindi lottare contro il complotto degli ebrei. L'ultimo, un piccolo caso italiano, che è quello relativo ai falsi diari di Mussolini, su cui però, fino a che non ci fu il lavoro estremamente preciso dello storico italiano Mimmo Franzinelli, Autopsia
di un falso, molti, anche giornali seri, dettero credito alla esistenza di questi falsi, che erano stati costruiti da due molto inventive e molto brillanti sorelle di una certa età che avevano deciso di fare i soldi in questo modo. Grazie, arrivederci.